Le migrazioni sono un fenomeno strutturale e non quella emergenza che sembra siano nel momento in cui leggiamo i giornali, guardiamo, i blog o la televisione. Dovremo occuparcene per il resto delle nostre vite e per probabilmente le vite dei nostri nipoti. C'è una relazione molto diretta tra il cibo e le migrazioni. È chiaro che molte delle persone che lasciano, per esempio, l'Africa per raggiungere l'Europa lo fanno sulla spinta di fattori climatici e agricoli. Il clima sta cambiando, in particolare nella fascia centrale dell'Africa, si stanno espandendo i deserti, entrano in crisi le foreste pluviali, si innalza il livello del mare e tutto questo spinge molto spesso la gente ad abbandonare i territori abitati dai loro antenati per secoli alla ricerca di qualcosa di meglio.